Ben ritrovati amici sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di libido e soprattutto di come tenerla alta. Eh sì, perché molti di voi mi raccontano che durante il loro rapporto di coppia, soprattutto in coppie collaudate e stabili, spesso c'è un calo della libido. Poi, se ci mettiamo lo stress, le file chilometriche, lo smog, to-do list infinite, sembra uno scenario apocalittico, ma in realtà ci sono delle soluzioni. Standing ovation! Yes, troviamo delle soluzioni insieme, almeno 5, oggi ne parliamo insieme, su come mantenere alta la libido e continuare a fare sesso, farlo spesso e farlo anche bene, in modo gratificante. Perché sì, ricordatevi sempre che la sessualità deve essere consenziente e gratificante e soprattutto deve essere soddisfacente per entrambi e che la sessualità non è legata solo all'aspetto fisico, ma è soprattutto collegata all'aspetto mentale e all'intimità, alla complicità e l'affettività tra i partner. Bene, ma vediamo insieme 5 modi per fare il sesso più spesso e in modo soddisfacente. Allora, già ti vedo pronto, pronta col tuo fantastico taccuino per scrivere, quindi mi raccomando, prendi appunti. Il primo suggerimento che voglio darti è zero stress. Un recente studio ha dimostrato che i giovani di oggi purtroppo soffrono moltissimo di disfunzione erettile e la disfunzione erettile è altamente collegata allo stress. A proposito di disfunzione erettile, se non hai visto un mio vecchio video sul tema, ti consiglio di farlo cliccando proprio qui. Comunque, la disfunzione erettile è strettamente collegata a stress ed ansia. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di ridurre il livello dello stress. Con il lavoro che facciamo oggi e quindi la quantità di tempo e di richieste che abbiamo ogni giorno, lo stress è alle porte. Quindi cosa possiamo fare? Utilizzare delle strategie che vi sembreranno della nonna, ma veramente molto utili. Quindi riposate bene, mangiate sano, fate attività fisica, ma soprattutto non dimenticatevi di dedicare 10 minuti al giorno per un'attività che vi piace, che vi fa stare bene, che può essere ballare, disegnare, leggere, insomma, quello che volete voi, un'attività che però sia piacevole e tranquilla. Ok? Bene, secondo punto, apri la bocca. No, attenzione, sto dicendo apri la bocca nel senso di utilizza la comunicazione, perché nel tempo, quando si sta insieme da un po', si pensa di conoscere benissimo il proprio partner, la propria partner, e quindi non si parla più dei propri gusti sessuali, delle proprie fantasie, di quello che ci piace e quello che non ci piace. E recenti studi hanno dimostrato che le coppie dove non si comunica rispetto ai gusti sessuali presentano un calo della libido altissimo. Inoltre, nella donna, attenzione, attenzione, il calo della libido è strettamente collegato al fatto di non avere un partner con cui è possibile condividere fantasie erotiche e gusti sessuali. Questo triplica, triplica il calo della libido. Quindi, mi raccomando, parlate, comunicate, altrimenti la stanca di coppia è dietro l'angolo. Terzo punto, solo play. Cosa voglio dire? Voglio dire che è molto importante l'autoerotismo, la masturbazione, perché più ti conosci, più fai. Esattamente, alcune ricerche hanno dimostrato che la masturbazione e l'autoerotismo migliorano assolutamente l'autostima, la conoscenza del proprio corpo e anche le abilità sociali. Quindi mi raccomando, naturalmente. E alcune ricerche dimostrano anche che le donne ne parlano meno, non sappiamo se lo fanno meno, ma ne parlano meno e questa cosa può determinare il fatto che non ci si conosce abbastanza bene, quindi non si sa come dare piacere all'altro, mentre l'autoerotismo permette di conoscersi e quindi di dare indicazione su come darsi piacere.
Perciò giocate da soli per poi giocare insieme. Giocare insieme magari masturbandovi reciprocamente oppure uno davanti all'altro. Show, don't tell. Andiamo con il quarto spunto. Allena la fantasia. Sì, perché la fantasia è un muscolo e va allenato. Che cosa possiamo fare per allenarlo? Naturalmente utilizziamo la nostra immaginazione. Quindi durante l'arco della giornata immaginate le vostre fantasie erotiche, fantasticate su quello che vorreste fare col vostro partner, la vostra partner, e comunicatelo. Se diciamo la vostra fantasia è un po' annoiata o comunque non ha voglia di venire fuori, potete aiutarvi con delle letture erotiche o delle foto erotiche. Non esagerate con i porno, perché invece di allenare la vostra fantasia vi impigriranno ancora di più. Quindi andate allo stimolo dell'immaginazione e della fantasia, e più allenerete il vostro muscolo della fantasia, più saprete cosa portare nella vostra coppia e come rendere piacevole la vostra sessualità. Quinto e ultimo punto. Fai come Gianna. Cosa intendo dire? Naturalmente che spesso nel tempo, quando siamo insieme con una persona da un po' di tempo, ci limitiamo nella nostra espressione della nostra spontaneità, no? Quindi magari sappiamo che ormai il sesso si fa nel letto oppure si fa dopo aver visto una serie TV, Netflix. Insomma, non costruiamo più il contesto. Quindi se durante la cena la tua partner o il tuo partner sono in cucina a preparare la cena e tu passi di lì e sei attirato o attirata dal suo fondoschiena, beh, diglielo, vai lì e toccalo. Oppure durante il giorno vuoi mandare dei messaggi erotici e piccanti o dei vocali erotizzanti, fallo naturalmente, perché tutti questi elementi prepareranno il terreno per la sessualità, quindi creeranno il contesto proprio per stimolare il desiderio e la fantasia di cui parlavamo prima. In questo modo creerai la condizione e farai l'amore senza perdere neanche un minuto, come faceva proprio Gianna. Bene, questi sono alcuni spunti che io vi ho dato. Se voi ne conoscete altri, scriveteli qua sotto nei commenti e raccontatemi come sta andando il vostro rapporto di coppia, come va il vostro calo della libido, se non c'è il calo della libido, insomma, raccontatemi cosa succede nella vostra relazione e soprattutto cosa succede al vostro desiderio. Siamo alla fine del video, quindi vi invito a mettere un bel like e ad iscrivervi al mio canale YouTube, dove trattiamo tantissime tematiche interessanti, e a seguirmi sui miei canali social Facebook, Instagram e TikTok per avere ogni giorno un aggiornamento quotidiano con me. Noi ci vediamo sempre qui, sempre su questo meraviglioso canale, con questa meravigliosa community, per il prossimo video. Ciao!